il nostro amico contrasto di Unisin e intanto ringraziamo 2587 persone che ci stanno seguendo su Facebook. Grandissimo successo della nostra conferenza. Grazie. Vi ho messo anche i figli. Ok, cominciamo bene. Allora, buonasera a tutti innanzitutto, grazie alla Segreteria Nazionale della Wilca per l'invito, grazie a Massimo Masi, sempre un grande amico, una persona alla quale sono veramente legato da tantissimo tempo. Io ho cominciato la mia esperienza in ambito nazionale lavorando all'interno della mia azienda che è UBI con Massimo Masi che a quei tempi seguiva la nostra azienda nelle trattative che appunto riguardavano a quei tempi ancora BPU, è sempre stato un grande piacere lavorare con lui, siamo sempre riusciti a fare, penso, cose veramente importanti. Innanzitutto parto un po' da quelle che erano le richieste di Massimo all'inizio, quando nella sua stupenda relazione, che io ho apprezzato in molte parti, si è rivolto anche alle altre organizzazioni sindacali rispetto ad alcuni temi che per quanto ci riguarda sono temi essenziali. La nostra organizzazione è da sempre un'organizzazione che rispetto al concetto di unitarietà, credo che anche per la storia che ci contraddistingue, non ha fatto mai mistero di quanto questo aspetto sia importante ed essenziale. L'unitarietà, lo diceva pure prima Agostino, è sicuramente la migliore arma, se non l'unica arma che abbiamo rispetto a un contesto che è certamente complesso. E probabilmente quello che è avvenuto all'interno del nostro settore, che sta avvenendo, che quotidianamente ci impegna un po' tutti noi che siamo addetti all'interno di questo settore, è sicuramente la prova rispetto a quanto l'unitarietà possa essere efficace per contrastare e gestire dei processi che certamente non sono nulla hanno di normale, perché il nostro settore, per tutta una serie di ragioni, in parte anche affrontate da chi mi ha preceduto, è sempre più caratterizzato da eventi che poco hanno a che fare col settore stesso, ma che comunque coinvolgono il lavoro. L'unitarietà è certamente lo strumento attraverso il quale questi strumenti e questa lotta può diventare concreta e può dare dei risultati. Noi, proprio relativamente a tutto quello che c'è da fare, sono stati citati un sacco di questioni, ne abbiamo un'altra importante. Nella prossima settimana incontreremo l'ABI per una questione che, per quanto ci riguarda, oggi assume rilevanza strategica, che è quella legata appunto alle pressioni commerciali. E rispetto a questi temi, così come rispetto al tema complessivo della tutela del lavoro, dell'occupazione e dello sviluppo del settore, ricordano tutti che il prossimo 9 febbraio a Milano le organizzazioni sindacali unitariamente hanno indetto una manifestazione importante nella quale questi temi, partendo proprio dall'aspetto legato alle pressioni commerciali sempre più forte all'interno delle nostre aziende, tutti noi saremo chiamati a lavorare, a confrontarci per dare un segnale forte anche rispetto a quello che è il ruolo, chiedo scusa, dei bancari rispetto a quanto sta accadendo. Sempre più, questo lo dico molto spesso, bancari e banchieri vengono confusi rispetto a quello che è il ruolo all'interno di questo processo. Il 9 febbraio sarà un momento fondamentale nel quale questa diversità dovrà essere sa sancita, rafforzata rispetto a quello che è la responsabilità e il lavoro che i bancari devono accettare rispetto a questi processi. Quindi su questa cosa, ripeto, si gioca gran parte del futuro. Qualcuno mi ha detto, mi sembra Massimo o Agostino, che l'accordo sulle pressioni commerciali non può essere una foglia di fico sotto cui nascondere cose o cercare di mitigare pressioni e processi che oggi non sono più tollerabili. Questo è il momento per fare in modo che questa cosa diventi effettivamente sostanza e possa dare alla categoria tutela rispetto a dei processi e a un clima interno che è sempre più deteriorato, ma che possa essere anche utilizzato all'esterno come strumento di valorizzazione di un lavoro e di un'autonomia che oggi sempre più è compromessa. Io vi ringrazio ancora, vi auguro buon lavoro, buon proseguimento e grazie ancora. Grazie.